Cillone, ancora qui, ancora Isco, vai Isco, ancora, corner, sesto corner per il Real Madrid, che adesso vuole crederci, vuole segnare il gol del 1-3 per ritornare in partita adesso. Ecco qui, parte, mamma mia, la tirano proprio, gliela mettono in mano a Bravo, gliela mettono in mano a Bravo, a Bravo, ecco ancora, giocatore, ancora un giocatore del Barcellona, ancora, si deve fermare, si deve girare, palla deve passare per adesso, stanno giocando di passaggio per il momento, perché l'azione si è dovuta fermare. 2 mesi fa Lionel Messi si fa male, 2 mesi fa a settembre, prima alla domenica prima del nazionale, si fa male e deve uscire, è costretto ad uscire e a stare 2 mesi fuori. Palla ancora per il Barcellona, ancora che bel tacco, ancora però palla per il Barcellona, sa che c'è un calcio di punizione per il Barcellona, calcio di punizione per il Barcellona. Facciamo vedere Barcellona. E la va a battere, mi sa, sì, le immagini è Neymar Junior che vuole andarla a battere, Neymar Junior. 9 falli commessi dal Real Madrid, 6 co falli commessi dal Barcellona. Questi sono i dati che ci arrivano in grafica. Ecco qua, noi dovrebbe battere, mi sa, no, non si sa sia la Pulce che Neymar Junior. Vediamo chi si prende la briga. È un piccolo schema. Prima batte Neymar Junior, poi il pallone va alla Pulce, che la Pulce lo va indietro ancora. Da Bravo, possono gestire questo. Possono gestire il pallone. Siamo al 63° minuto. Barcellona, allora Real Madrid 0, Barcellona 3. Al decimo per il Barcellona si chiama Luis Suarez. Al 38° ha segnato Neymar Junior, e poi ha segnato al 52esimo Andrés Iniesta. Ancora curiosità per Neymar Junior, perché lo chiamano Junior, perché anche il padre si chiamava Neymar, però il cognome è Neymar, lo chiamano Neymar Junior perché anche il papà si chiamava Neymar. Allora lui vuole sapere qual è il suo nome completo, Neymar da Silva. Ancora calcio angolo per il Real Madrid, ancora arriva, ancora palla per i giocatori del Real Madrid, ancora arrivano, ancora, guardate, mamma mia, che partita, che spettacolo che ha dato il Barcellona Real. Ancora, ma alta, che rimessa con le mani per il Barcellona, rimessa con le mani. Io, come vi ho detto, sono tifoso di entrambe le squadre e quindi per me sta bene, vince una, vince l'altra, mi sta bene. Secondo me, io ho criticato all'inizio della stagione che Rafa Benitez andasse al Real, ma ho detto si è rivelato buono. Perché lui sta facendo davvero delle belle partite, sta facendo veramente delle belle partite sulla panchina del Madrid. A Napoli tutti hanno un po' criticato l'anno scorso perché non aveva sfumato il sogno preliminare di Champions League per il Napoli, nell'ultima partita perse 2, Napoli 2, Lazio 4, e quindi andò la Lazio preliminari, ma neanche la Lazio, neanche la Lazio è qualificata.
Però lui mi aspettavo di peggio che facesse un po' al Real, ma mi sta facendo bene. Ritorniamo sulla partita, ancora possesso palle maggiore, più per, mi sa, possesso palle più per il Barcellona, ancora Barcellona, Barcellona, ancora, ancora calcio d'angolo per il Barcellona. Ci danno il 5, due giocatori, una è la pulce, mi sa è la posizione irregolare, però non ci è andato Neymar Junior che fa un tac, poi la pulce è stata, hanno messo la pulce, ancora giocatori del Barcellona, ancora andiamo a vedere, ancora. Stiamo vedendo la partita dallo stadio Santiago Bernabéu di Madrid, Real Madrid 0, Barcellona 3, ancora palla per i giocatori del Barcellona, ancora perché vogliono farne un altro, far segnare la pulce che ritorna dopo 2 mesi, che ritorna dopo 2 mesi la pulce. Ma pulce Messi, fallo sulla pulce, cioè su Lionel Messi, fallo su Lionel Messi, fallo. Adesso è un calcio di punizione, andiamo a rivedere il tiro. Ecco, ci hanno fatto rivedere il tiro precedente, sì, era angolo. Nella sezione precedente hanno abbracciato Messi perché ha fatto una buona azione, che è tornato dopo 2 mesi di stop. Adesso vediamo chi lo batte, se lo batte Messi o lo batte Neymar Junior. Mi sa che è Messi. La pulce batte, la pulce sta per battere il calcio di punizione, distanza 28 metri. Va sulla barriera, riparte subito il Real Madrid. Real Madrid ancora, Real Madrid contropiede per il Real, contropiede per il Real. Arriva Cristiano Ronaldo. Parata di bravo, mamma mia. Parata di bravo sul contropiede madridano, madrigano. Mamma mia, che partita strepitosa, e bravo, è uno dei portieri che è riuscito ad emergere da quando è arrivato al Barcellona. Mamma mia, ancora mi è venuta ancora, mi sta venendo ancora il flash della parata, flash. Sto immaginando il flash della parata da un altro punto di vista, il flash della parata. Lo sto vedendo proprio da come l'ha visto il portiere, e ha detto adesso mi segna, gli fa Cristiano Ronaldo, adesso vado a fare l'1-3, ma non c'è riuscito. Bravo, ha detto te la paro io, e ce l'ha fatta, gliel'ha parata. Siamo al 60. 69esimo minuto, Real Madrid 0, Barcellona 3, ricordiamo, Luis Suarez al decimo, Neymar Junior al 38esimo e al 52esimo, Andrés Iniesta, siamo già al settantesimo. Ecco, 70esimo. Mamma, gliel'ha data proprio, guardiamolo, ecco, gliel'ha data proprio, si è disperato tanto, ecco, mamma mia, lui da pure passare in mezzo, ancora, angolo, no, non è angolo, rimessa dal fondo, la batte, il portiere italiano. Noi stiamo, ecco. Ecco qui questa bella partita. Ancora possesso palla per i giocatori della Maria, ancora fuori gioco di Ronaldo, fuori,
fuorigioco del DCR7, fuorigioco, fuorigioco, DCR7, ecco, DCR7. Ragazzi, c'è stato Neymar, Luis Suarez, Tirapa, adesso il tacco di Navas, Keylor Navas. Adesso palla per i giocatori del Real Madrid ancora. Palla per i giocatori del Real Madrid ancora. Arriva. Arriva ancora. Bello, 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 c'è rinvio dal fondo, adesso vi diciamo sul risultato di Bologna a Roma, Bologna 1, Roma 2, Roma 2, Roma 2, ritorniamo, ecco, stiamo, ecco qui, io ho solo detto il risultato. Noi ci diamo una brevissima pausa, torniamo tra pochissimo.